presento, sono il dottor Alessandro Neglia, gestisco uno studio in via Washington 71 a Milano insieme al mio socio dottor Riccardo Mortella. Lo studio è aperto da 30 anni, la società è nata 4 anni fa. Siamo due odontoiatri, ci avvaliamo di due collaboratori, un dottor chirurgo maxillofacciale che si occupa della grossa chirurgia in genere e un medico specialista in ortodonzia. Io mi occupo prevalentemente di chirurgia e di conservativa, nel senso che faccio otturazioni, devitalizzazioni, sbiancamenti, impianti dentali. Il mio lavoro, l'odontoiatria, è un lavoro che ho sempre voluto fare da ragazzino. Ho una poesia scritta tanti anni fa, nel 1985, che dice che avevo promesso che volevo diventare il dentista perfetto. Questo perché è stato appunto sempre la mia grande aspirazione. Lo faccio con tanta passione. Mi sono laureato nel 2000 con pieni voti assoluti e lode all'Università di Milano, dopo aver fatto tirocinio tanti anni all'ospedale San Paolo, dove sono stato anche tutore. Questo studio ha due unità operative. È uno studio dove il paziente dovrebbe sentirsi coccolato, l'ambiente è quasi familiare. Cerchiamo di mettere a proprio agio tutti. Il punto di forza di questo studio sicuramente è che chi viene qui oggi sa che fra un anno, fra 5 o fra 10 trova il dottor Neglia Alessandro. L'offerta che proponiamo è quella dello sbiancamento dentale. Lo sbiancamento è un processo chimico assolutamente non aggressivo sui denti, come molti possono pensare. Si utilizza un gel all'acqua ossigenata attivata da una particolare luce LED. L'acqua ossigenata crea un'ossidazione, quindi va a scindere i legami tra i pigmenti del fumo, del caffè, del tè, degli alimenti con il dente. E quindi questi pigmenti si allontanano e il dente torna alle sue sembianze originarie. Lo sbiancamento dentale a lampada LED, ovviamente per entrambe le arcate, tutto il trattamento ha una durata circa inferiore all'ora. Il coupon, oltre allo sbiancamento, prevede naturalmente una visita preliminare in cui verranno sondate le gengive, verranno analizzati i denti, verranno scattate eventuali radiografie. La visita serve a dare il benestare o meno allo sbiancamento, che magari deve essere preceduto da una terapia che può essere una banale otturazione al colletto o una banale igiene orale. Fare una seduta è un inizio. Rifarla a distanza di qualche mese, fino a un massimo, in buon senso mi dice, di 3 volte all'anno, quindi una volta ogni 4 mesi, darà nel tempo un risultato eclatante. Il trattamento non ha effetti collaterali, ha qualche controindicazione. Non tutti potrebbero fare lo sbiancamento. Le persone che hanno delle otturazioni, per esempio nei settori anteriori, devono sapere che l'otturazione non cambia colore, invece il dente sì. O persone che hanno problemi alle gengive o hanno ipersensibilità dentale, con lo sbiancamento possono avere un aumento di questi fastidi. È essenziale per avere un ottimo risultato con lo sbiancamento che i denti siano stati puliti di recente. Indicativamente una pulizia dei denti andrebbe fatta ogni 6 mesi, il grosso fumatore magari ogni 4. Un paziente che ha il suo dentista che ha appena fatto la pulizia dei denti, per esempio, è il paziente migliore a cui fare uno sbiancamento. Eventualmente la pulizia dei denti può essere effettuata in questo studio. Abbiamo costituito una pagina Facebook che dà la possibilità a tutte le persone che la vedono, che la visitano e che vengono in questo studio a fare il primo trattamento e magari ci mettono il pollice in su con il mi piace, la possibilità di avere un prezzo bloccato per 3 anni. Ogni trattamento costerà 150 euro al posto delle 450 di listino. Vi aspetto con il coupon, vi aspetto su Facebook con il pollice in alto, venite a trovarmi, io per 30 anni non mi muovo, per cui ciao.